Intanto tutti quanti stiamo prendendo atto che è il mondo che è a fuoco per motivi di guerre a destra e a manca. Quindi ho pensato quest'anno di sottolineare una sorta di volontà di pace, di fermo a queste guerre che ci sono in giro. E anziché, come forma di riflessione da parte mia, anziché far esprimere il soggetto umano rispetto a questi eventi, ho pensato che il Merlo stesso esprima la sua posizione, per cui va a fermarsi sulla bocca di un cannone e alla fine ci defeca sopra, proprio come forma di contestazione, non umana, perché sarebbe scontato, e nonostante in tanti sostengono di volere la pace, questa non mi pare che avvenga tanto facilmente, perché i potenti che hanno stabilito di fare queste guerre devastanti continuano imperterriti. Quindi è il Merlo che esprime la sua con la defecazione sulla bocca del cannone, giusto per non aggiungere ulteriore fuoco affinché non vada a confondersi con quello devastante delle guerre. Ci sarà però una performance di recitazione intorno all'opera più tardi da parte di mio figlio Mirko, che quest'anno mi accompagna nella presentazione dell'opera qui a Saviano per l'ex festa del Merlo, che quest'anno la chiamiamo Riflessione. Buonasera a tutti. Normalmente la mia presenza prevede sempre una performance di fuoco, che quest'anno però ho preferito non farla, ma lasciare l'opera così come la vedete, proprio perché, riflettendo, visto che quest'anno addirittura abbiamo cercato di evitare la parola festa, ma riflessione su quanto avviene nel mondo, io ho pensato quest'anno di elaborare questo tipo di opera che è davanti a voi, dove a contestare gli eventi globali che chiaramente emettono fuoco devastante, fuoco che conosciamo bene, quello della guerra, ho voluto evitare almeno questa volta di fare l'opera di fuoco, ma quest'opera sarà accompagnata da una performance di tipo teatrale che a momenti, appena sarà annunciata, potrete, penso, degustare, se vi sarà gradita la cosa. Quindi quest'anno mi presento a questa maniera. La performance sarà un'esibizione di tipo teatrale di mio figlio che mi accompagna, Mirko Raiola. Ecco, benissimo. Mirko è pronto? Accogliamo Mirko Raiola con un grande applauso. Che ogni anno e in questi tempi si rinnova una tradizione. Esce Vierna e in cielo si sente la mia canzone. Io sono Mirla, io non so niente di calendario, i giorni, le stagioni, ma hanno imparato la pollicina. Per noi è necessaria questa migrazione. Oggi sempre viaggiata, levando a ponente, portando ambasciata, magre e potente. Ma io sono Mirla. Io volevo solo libero, avuto volare. Ma voi mi tenete una caiola proprio fa bella. E mo? Mo?
compleanno? Ma volesse mi fa cantare? La vita mia non zumba appena scuola. E se pure vero che ogni cera si appiccia e posso strura, io, caso mio, stavolta mi sento e ve lo giuro. Sto figlio è morto a doma posa. Resta qua, annanza a voi, bambara tu. Se oggi mi guarda tu, perché le cavave che fa sto mondo che ci fa gamba, non ce le fuoca. In un nuovo tempo tutto sto volere cantare. Eh già, io sono mio. E per quello che è stato ammuinato, poco ora dica tutto quanto. Ma venne solo da cacà. Coraiola!